oggi essere qui nella sala consiliare. Considero questo un riconoscimento a un percorso di carriera, ma anche alle mie origini, a cui tengo moltissimo. Sì, perché i calabresi sono notoriamente tosti e convinti nel perseguire gli obiettivi e questo è un suo copyright, un suo marchio di fabbrica. Sì, insomma, è la parte, diciamo, calabrese che mi viene dalla nascita di mio padre, perché io sono romana, ma insomma di un padre che teneva molto alle sue origini e ce l'ha trasmesso. E la giornata di oggi è una giornata importante perché, diciamo, l'iniziativa che la Biblioteca delle Donne ha voluto intraprendere con la proposta, che poi è stata accolta dal Consiglio Comunale di questa cittadinanza onoraria, in realtà, diciamo, è un segno importante rispetto a quello che deve essere un obiettivo che ormai è chiaro anche nel piano di Next Generation EU, con l'obiettivo della parità di genere, come un obiettivo fondamentale per raggiungere anche un miglioramento a livello economico. La Sapienza è come se fosse un piccolo paese, vista la popolazione, anzi quasi una città media. Lei si sente sindaco della Sapienza? Mi sento il rappresentante di tutta una comunità e allora in questo senso sì, si potrebbe paragonare Sapienza con i suoi 122.000 studenti, 4.000 docenti, altrettanto personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Certo, potrebbe essere assimilata a un piccolo centro. E ci sono voluti 700 anni perché si dicesse rettrice. Ce ne vorranno altri 700 perché nessuno possa più badare se si è maschi, femmine, rettore, rettrici e ci siano persone capaci come lei. Spero proprio di no. Io credo che questo sia un percorso ormai intrapreso, non è facile, ma il tema della differenza di genere, quando si tratta di cariche apicali, io dico sempre che l'avremo superata quando appunto non si dirà più, non ci si stupirà più se appunto c'è una rettrice al posto di un rettore. Però credo che il motto che tutte le ragazze debbano avere impresso nella mente pari opportunità per pari capacità, perché è importante che si identifichino le competenze pur nell'importanza che la differenza di genere può portare nello stile di governo di molte organizzazioni. Un'ultima domanda per non approfittare eccessivamente della sua disponibilità. Antonella Polimeni, rettrice, persona pubblica, la conosciamo, ma com'era la giovane che prendeva tutti i 30 e 30 lode, soltanto 5 e 30, lì, ai ai ai, ed era anche rappresentante degli studenti, secchiona o barricadera? No, molto, molto determinata, un po' barricadera, un po' barricadera. Non ho mai rinunciato ai miei spazi di svago, molto appassionata di quello che avevo scelto e quindi degli studi di medicina, convinta di avere delle qualità che ho coltivato. E quando fa un esame a uno studente che zoppica, cosa pensa e come fa a dirgli torni la prossima volta? Ma l'approccio con i miei studenti è sempre stato un approccio inclusivo, per cui gli studenti che hanno più difficoltà nel mio corso vengono sempre affiancati, per cui dover tornare è il consiglio che si dà per migliorare. E dalla Sapienza come vede l'UMG di Germaneto? È un'università con delle grandi eccellenze. Io dico sempre che tutte le università della Calabria hanno delle caratterizzazioni importanti e che, così come in tutte le aree d'Italia, è importante mai come ora fare rete. A fare gli onori di casa, a dare la cittadinanza onoraria, il sindaco Daniele Vacca, però vedo che tutta la squadra è al completo, c'è Lele Amoruso e intravedo anche Ernesto Lecci, una continuità di una bella storia. Sì, oggi diamo proprio la città onoraria alla magnifica rettrice Polimeni, che è una giornata importante proprio all'interno della sala consiliare del Comune. Una grande partecipazione, voglio ringraziare proprio la Biblioteca delle Donne che ha, come dire, promosso questa iniziativa, quindi un'iniziativa molto importante, anche perché il tema è un tema abbastanza affascinante, che è donne e scienza, quindi si parlerà qual è il ruolo
e qual è stato anche il ruolo delle donne nella medicina, nel campo della medicina e della scienza in generale. Si può essere al contempo uomini e scienziati? Ma si può essere uomini e scienziati, la cosa fondamentale è essere persone umili, semplici, persone non aggressive, arroganti, che credono nella dignità della persona e soprattutto nei suoi meriti. Oggi abbiamo l'esempio di avere qui, chiamata dalla sensibilità delle donne di Soverato e della sua massima espressione culturale, ovvero sia la biblioteca, presieduta, devo dire, in maniera magistrale da Paola Nucciarelli, che io conosco da tempi lontani e che oggi ringrazio anche per la sua presenza particolare oggi qui con noi, per le vicende familiari che ha attraversato. Ma nonostante ciò, il senso dell'etica, della responsabilità, l'hanno spinta oggi a stare con noi per dare il benvenuto alla rettrice Antonella Polimeni, mia carissima amica da moltissimi anni, con la quale abbiamo avuto progetti di collaborazione scientifica sia in Italia ma anche a livello internazionale. Professore, vista la situazione mondiale, possiamo dire che i cervelli degli uomini e delle donne potranno salvare il mondo? Ma questa è la realtà, solo così. I cervelli, ma anche le loro idee, anche la loro etica, il loro comportamento. Noi siamo qui in Calabria, in una terra splendida, con delle radici culturali che risalgono alla civiltà italica innanzitutto, circa 3.000 anni prima di Cristo, ma poi a quella della Magna Grecia, dove c'erano grandi geni come Pitagora, Alcameone, che era il padre della medicina sperimentale e delle neuroscienze. E quindi abbiamo qui quegli stessi geni di quelle persone che hanno diffuso la cultura, la civiltà in tutto il mondo. Quindi i nostri giovani sono fortunati. La Presidente Paola Nucciarelli questa sera nell'aula consiliare di Soverato Bruno Manti ha organizzato un evento di quelli con la E e con la V maiuscola. Grazie, grazie della fiducia. Guarda, sì, effettivamente siamo molto orgogliose come Biblioteca delle Donne di far essere che la nostra rettrice, magnifica rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, sia qui a Soverato, ma è stato, sono state delle coincidenze a farla arrivare. Non so se la serendipity, il colpo di fortuna o la sincronicità che magari anche Jung, di cui Jung parlava, ma è andata così. Io quest'inverno, durante il periodo delle elezioni del Presidente della Repubblica, come Biblioteca delle Donne abbiamo deciso di metterci in gioco e abbiamo pensato, anzi io personalmente ho pensato al nome di Antonella Polimeni per la sua statura molare, per il suo curriculum fantastico, per il fatto che è di padre calabrese e per il fatto che si è fatta chiamare rettrice, che anche questo ci ha indotto a pensare che le piace il linguaggio di genere. E tramite il professore Pino Nisticò, che ha saputo di questo evento e ci ha contattate, e anche per un fortuito che lei sarebbe dovuta venire in Calabria a giugno, siamo riusciti a organizzare questo evento, di cui veramente siamo molto molto orgogliose. Le donne sono sempre eccezionali, quella è la biblioteca e le donne ancora di più, poi c'è la rettrice questa sera, insomma il caldo può aspettare perché qui l'atmosfera è di quelle che attirano tante persone. Sì, noi speriamo questa sera che le donne e gli uomini siano molto numerosi e che abbiano il coraggio di sfidare il caldo, perché l'evento diciamo che merita questo sforzo. Allora, noi come donne siamo un gruppo, è vero, che lavora da anni e lo fa per promuovere cultura, ma lo facciamo soprattutto per un cambiamento diciamo di paradigma con cui consideriamo il mondo e la società, e quindi ci rivolgiamo agli uomini e alle donne, in particolare con le scuole, ai ragazzi e alle ragazze, proprio perché
come dire, si affermi una visione della realtà in cui tanti pregiudizi, tanti stereotipi vengono a cadere e che le ragazze accanto ai ragazzi, voglio dire, abbiano le stesse opportunità, gli stessi diritti, le stesse possibilità di realizzazione e che vengono meno tutte quelle esclusioni che ci sono in tutti gli aspetti delle società, purtroppo a carico delle donne. Quindi diciamo che iniziative come queste, in cui sono presenti delle donne autorevoli come la rettrice, è proprio perché sono donne a cui tutta la realtà può guardare, ma soprattutto le ragazze possono guardare a queste donne autorevoli che sono riuscite a raggiungere livelli elevati, diciamo, nel mondo della cultura, ma può essere qualsiasi altro aspetto della realtà, e che questo possa incoraggiare proprio a superare, diciamo, tutti questi pregiudizi che ci sono e questi ostacoli che ci sono, e che possono ispirarsi soprattutto le ragazze a queste figure autorevoli di donne, proprio per avere, come dire, la forza di andare avanti ed affermare se stesse nella realtà con consapevolezza. Un accento a che punto è questo cammino? Questo cammino, ancora, per quanto non saprei dare un voto, diciamo, ben preciso, anche perché in alcune realtà magari in alcuni aspetti può essere più avanti, in altro più indietro, però cammino per le donne ne è stato fatto tanto, ma tanto ancora è da fare. Grazie. Prego, grazie. E mi sembra che è un ottimo inizio, perché si fa cultura, ci si ritrova finalmente assieme, anche se il Covid un po' ci sta facendo di nuovo preoccupare per i dati che stanno arrivando in questi giorni, però si riparte alla cultura con un ospite importante, il rettore dell'Università Sapienza, una delle università più prestigiose, la dottoressa Polimeni, qui assoverato per parlarci di donne e di scienza. E quindi la Calabria ha bisogno di ripartire dalla cultura, dallo studio, dalle competenze, con una nuova classe dirigente, sia in politica che all'interno delle istituzioni, degli uffici pubblici, ma ognuno deve fare la propria parte, quindi è un bel avvio, quindi siamo felici. Splendida iniziativa quella promossa dal progetto culturale Naturium. Non potevo davvero fare a meno di aderire e partecipare. Il 13 luglio accompagnerò i ragazzi calabresi alla scoperta del bellissimo parco archeologico di Scolacium a Borgia, in provincia di Catanzaro. Ma il mio intervento storico durerà davvero poco, perché i veri protagonisti della giornata saranno proprio loro, i ragazzi. Immersi nella storia e nella natura, dialogheranno sui temi che più sentono di dover affrontare con urgenza: l'educazione, il lavoro, le prospettive future in un momento di cambiamenti epocali. Noi adulti saremo lì con Naturium per ascoltarli e condividere insieme idee e visioni. Il 13 luglio alle ore 10 al Parco Archeologico di Scolacium. Il taglio del cuneo fiscale per Forza Italia rappresenta una priorità, perché è il miglior strumento per aumentare le buste paga dei lavoratori. Dove trovare i soldi? Basta avviare la già decisa riforma del reddito di cittadinanza per avere 4 miliardi di euro. Se poi si abolisce il reddito di cittadinanza, se ne ottengono molti di più. Ma se il governo si sbriga, noi possiamo certamente dare già un segnale nelle prossime azioni dell'esecutivo. Già nel bilancio si potrebbe veramente intervenire con determinazione su questo fronte. Il sottosegretario all'economia Frigni si è detto in questo momento di grave difficoltà economica vicino a famiglie ed imprese, ed ha proposto una pace fiscale per chi rinuncia ad una lite con il fisco. È un provvedimento, dobbiamo dire, auspicabile, perché consente ai contribuenti di risparmiare sulle pretese del fisco, ma anche allo Stato stesso di incassare somme certe rispetto al fatto di andare muro contro muro.
Dopo 2 anni relativamente stabili, a partire dal prossimo autunno il numero dei fallimenti delle imprese potrebbe tornare a crescere, subendo una brusca impennata nel corso del 2023. A lanciare l'allarme è l'ufficio studi della CGA, che lega il rischio boom fallimenti a 3 fattori: il deterioramento del quadro economico generale, ascrivibile al caro energia carburante e all'impennata dell'inflazione, l'impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il super bonus 110% e, soprattutto, i mancati pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti dei propri fornitori. Guardando la serie storica degli ultimi 10 anni, il picco massimo delle chiusure è stato raggiunto nel biennio 2014-2015, ovvero circa 2 anni dopo la crisi del debito sovrano che ha colpito pesantemente l'Italia. Come in tutte le recessioni, gli effetti si vedono successivamente. Così, dopo le difficoltà causate dal Covid e a seguito degli effetti negativi riconducibili alla guerra in Ucraina scoppiata verso la fine di febbraio, nei prossimi mesi molte attività commerciali e produttive rischiano di dover portare i libri in tribunale. I settori più a rischio sono il commercio e l'edilizia. A livello regionale solo la Liguria ha visto aumentare il livello di fallimenti, tutte le altre invece sono in deciso calo. A livello provinciale preoccupa la situazione di Verbano, Cusio Ossola, Latina, Ragusa, Trapani e Siracusa. Sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e obiettivi indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il primo semestre 2022. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha inviato alla Commissione Europea la richiesta relativa al pagamento della seconda rata dei fondi del PNRR del valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di contributi a fondo perduto e 12,6 miliardi di prestiti. L'importo effettivo che sarà erogato è pari a 21 miliardi di euro, suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti, al netto di una quota che la Commissione trattiene su ogni rata di rimborso, pari al 13% del prefinanziamento ricevuto ad agosto 2021 dall'Italia. L'erogazione delle risorse da parte della Commissione europea avverrà nei prossimi mesi. Nell'ambito del PNRR, il Ministro della Transizione Ecologica ha emanato il decreto che dà attuazione all'investimento strategico pari a 600 milioni per favorire il riuso delle risorse idriche e consentire l'adeguamento dell'attuale sistema idrico alle previsioni europee. La digitalizzazione dell'Italia non può prescindere dal pieno coinvolgimento del suo tessuto professionale, che quotidianamente abilita e garantisce il funzionamento e lo sviluppo del sistema paese. È quanto emerge dallo studio I nuovi paradigmi del mondo delle professioni nella transizione digitale, realizzato per Confprofessioni da The European House Ambrosetti. La presentazione è avvenuta a Roma alla presenza del Ministro per l'Innovazione, Vittorio Colao, del Vice Ministro e del Sottosegretario per lo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin e Anna Ascani. Nonostante gli sforzi prodotti, l'Italia è ancora in ritardo sulla corsa alla digitalizzazione. Per il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, occorre un cambio di paradigma anche da parte della politica, che deve assecondare il processo di transizione digitale delle professioni. La digitalizzazione, che ormai è uno strumento che è entrato a pieno titolo nell'ambito degli studi professionali, che però non dobbiamo essere, non deve essere soltanto uno strumento nei rapporti con la pubblica amministrazione, con la nostra clientela, ma può offrire delle opportunità se sappiamo gestirlo bene. E quindi qui la ricerca ci espone tutte quante le possibilità, le opportunità che il professionista ha di poter meglio codificare tutti quanti i dati in modo da offrire alla sua clientela un insieme di prestazioni professionali e andarlo sicuramente ad arricchire, diciamo, il valore aggiunto della prestazione professionale. E in questo senso riteniamo che non è soltanto l'utilizzo della digitalizzazione come strumento, come arma a disposizione, ma invece anche decodificare tutti quanti i dati, che sono moltissimi, che in parte derivano proprio da applicazioni che già ci sono, ma che invece devono essere meglio esplicitate, meglio implementate. Pierino Di Silverio è il nuovo segretario nazionale di ANAO Assomed. L'elezione è avvenuta durante il 25° congresso del sindacato medico che si è svolto a Napoli. 44 anni, dirigente medico dell'azienda ospedaliera Monaldi di Napoli, Di Silverio ha ricoperto la carica di responsabile nazionale del settore ANAO Giovani nell'ultimo mandato. Succede a Carlo Palermo, che è stato eletto presidente dell'associazione. È un'emozione immensa perché è un segna il passo per il cambiamento
di un sindacato che ha fatto la storia della sanità e del sindacato, e quindi è un'emozione immensa, una grande responsabilità, ma un'emozione immensa. Le prime battaglie sono sicuramente quelle per cercare di ridare la dignità professionale ai medici, che è stata tolta dai tagli lineari che ci hanno accompagnato per 10 anni e che il Covid non ha fatto altro che esacerbare. Dobbiamo ritornare a portare i medici negli ospedali e non fuori. Per Di Silverio l'obiettivo del prossimo quadriennio è rappresentare un sindacato unito. Lo scontro non è mai produttivo, ma noi abbiamo avuto un grande confronto invece, e il confronto è servito anche a far emergere le posizioni che alla fine sono quelle che prevarranno, cioè le posizioni unitarie di difesa dei diritti del medico, e la mia candidatura e la mia elezione ne è un'espressione chiara. È il primo giorno in cui assumo la carica di presidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei nell'ambito del Comitato delle Regioni. È per me un privilegio, un onore poter guidare questo gruppo. Cercherò di dare il nostro contributo e già a novembre ospiteremo all'Aquila le giornate di studio del gruppo dei conservatori presso il Comitato delle Regioni. Verranno da tutta Europa il 9 e 10 novembre per discutere di coesione, per discutere di ricostruzione, per discutere di Europa, per discutere dei problemi dei cittadini. Oltre 250 atleti da tutto il mondo nella suggestiva cornice del parco del Colle Oppio all'ombra del Colosseo. Tempo di grande skateboard a Roma, con la tappa di Wall Street Skateboarding in programma fino al 3 luglio, con un occhio verso Parigi 2024. Si tratta infatti del primo grande evento internazionale della disciplina per la qualificazione alle Olimpiadi. Sulla scia del grande successo dei mondiali Street 2021 tenutisi nel parco del Foro Italico, come cornice per l'edizione 2022 è stata scelta nuovamente la capitale e lo splendido e nuovissimo skate park a ridosso dell'anfiteatro Flavio. Per questo motivo è ancora più importante essere nel cuore di Roma, ha sottolineato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali nel corso della presentazione dell'evento. La tappa romana del tour fa parte di un progetto congiunto tra la Federazione Internazionale World Skate, Sport e Salute e la FISR sotto l'egida del CIO, e proseguirà fino al 2025. È una giornata storica, da qui partono le qualificazioni verso Parigi 2024 con lo sport più giovane e cool. Vogliamo far diventare Roma la Wimbledon dello skateboard, ha sottolineato il presidente di World Skate e della FISR, Sabatino Aracu.